troviamo a Schiavon, in provincia di Vicenza, nell'impianto di Mota Energia, e a fianco abbiamo l'impianto di EBS, due impianti di produzione di biometano liquido di proprietà di Iniziative Biometano, dove conferiscono 120 aziende socie del territorio per una produzione media di 10 tonnellate al giorno per impianto. L'impianto di Mota è un greenfield, un impianto di nuova costruzione, l'impianto di EBS è un brownfield, un impianto rivampato che produceva energia elettrica, e di fatto arriveremo a produrre 7.000 tonnellate di biometano liquido all'anno. Il processo di produzione del biogas parte dalla digestione anaerobica contenuta nei digestori, nei quali carichiamo gli effluenti zootecnici provenienti dalle aziende del territorio. Ogni azienda conferisce il prodotto dell'attività di stalla quotidianamente per la parte liquida, i liquami con le botti nella prevasca di carico, per la parte solida con i camion nel capannone di stoccaggio. Un sistema automatico di caricamento ci permette di automatizzare e velocizzare le procedure di carico del solido grazie a un capannone dedicato e a un carro ponte programmato automaticamente. Questo garantisce le ricette e quindi la dieta distribuite nelle 24 ore di ogni singola giornata. Il biogas così prodotto finisce poi negli impianti di trattamento e negli impianti di raffinazione per la produzione del biometano. Il risultato della digestione anaerobica, oltre alla produzione di biogas destinato a diventare biometano, è anche il digestato, che viene suddiviso nella frazione solida con un separatore meccanico e nella frazione liquida. Entrambe le frazioni sono destinate a ritornare in campagna come fertilizzanti per essere distribuiti nei campi e quindi chiudere il ciclo virtuoso delle biomasse. Il biogas in uscita dalla digestione anaerobica subisce un trattamento di depurazione dall'acido solfidrico dall'ammoniaca attraverso una torre scrubber di desolforazione. In uscita dalla torre entriamo in un sistema a chiller di raffreddamento per la rimozione dell'umidità e conseguentemente va raffinato sul passaggio dei carboni attivi per la rimozione degli ultimi inquinanti tipo i VOC o i residui di H2S. In uscita da tutto questo pretrattamento è destinato all'upgrading, impianto di upgrading a membrane per la separazione delle molecole di metano dalle molecole della CO2. Quindi il CH4 è destinato all'impianto di liquefazione, abbiamo un flusso di metano puro al 99,5% di circa 600 standard metri cubi ora. L'impianto di liquefazione lavora sulla base del ciclo Stirling, riesce a portare il biometano liquido fino a una temperatura di meno 147, meno 148 gradi centigradi e produce un flusso destinato poi allo stoccaggio nel serbatoio verticale prima della consegna al mercato attraverso i camion criogenici. Il biometano prodotto dagli impianti di Mota Energia ed EBS, una volta liquefatto, è destinato al mercato dell'autotrazione, nello specifico per alimentare mezzi pesanti destinati al trasporto di merci. Con il quantitativo prodotto dai due impianti, circa 7.000 tonnellate all'anno, e siamo in grado di alimentare circa 200 camion con una percorrenza media annua di 100.000 km ciascuno. Gli impianti di produzione di biometano liquido di questa tipologia sono sicuramente un esempio di avanguardia nei processi di produzione di biometano e sono anche un esempio di economia circolare per il territorio, in quanto oltre a creare dei posti di lavoro e creare occasioni per le aziende di conto terzismo, danno un grande servizio nella gestione degli effluenti agli allevamenti locali. Questo progetto, esempio di ciclo virtuoso nella gestione delle risorse del territorio, potrà essere sicuramente di slancio per tutto il settore del biometano in Italia.